un telo di lino dalla storia costellata di misteri, in gran parte ancora da scoprire. Nascosto nelle sue fibre, un segreto insondabile. Impronte che raccontano di un uomo flagellato, di un uomo morto per crocifissione. Torino, 1898. La Sacra Sindone, il lenzuolo di lino che secondo la tradizione avrebbe avvolto il corpo di Cristo, da più di 300 anni ha concluso il suo misterioso cammino, custodito nella cappella progettata dall'architetto Guarino Guarini. Nell'occasione di una nuova ostensione, attesa da più di 30 anni, Re Umberto I prende un'importante decisione. Per la prima volta, secondo Pia, un avvocato con la passione per la fotografia, tenterà di immortalare il misterioso telo. Nessuno immagina quello che il suo obiettivo sarà in grado di catturare. Nel 1898, secondo Pia, ebbe l'importante occasione di poter fotografare per la prima volta la Sindone. Fu un'esperienza coinvolgente per il fotografo anche dal punto di vista emotivo. L'idea di fotografare la Sindone fu una conseguenza naturale dell'invenzione del procedimento fotografico. Beh, la fotografia nasce con una ricerca fatta nella metà dell'Ottocento, no? Che era praticamente scrivere con la luce. E solo poi, verso gli anni 30 dell'Ottocento, che cominciano a scoprire l'immagine latente e lo sviluppo successivo della lastra. In qualche modo, addirittura, la fotografia della Sindone sdogana un pochino la fotografia anche nel campo religioso, perché notoriamente uno dei primi usi che è stato fatto della fotografia è stato quello a scopi pornografici. Pia fa questa proposta di fotografare la Sindone. Lui era un appassionato di fotografia, fa questa richiesta, viene esaudito. Purtroppo si verificò un problema. Pia era salito sul suo trabattello che lo portava all'altezza della Sindone esposta sull'altar maggiore. Poté fare due fotografie quando poi il calore emesso dai fari fece esplodere i vetri che aveva posto di fronte. Tra queste ne riuscì una. Quindi entra in camera oscura con le luci rosse, mette la lastra nello sviluppo e mano a mano che l'immagine emerge nello sviluppo rimane abbastanza quasi sconvolto questo uomo, perché come dicono qua è pierna sciupun, perché nessuno poteva immaginare quello che c'era lì. Già il 25 maggio 1898, secondo Pia, si rende conto che l'immagine dell'uomo della Sindone, vista attraverso il negativo fotografico, mostra qualcosa di assolutamente inatteso. Il comportamento che ha l'immagine sulla Sindone è proprio una codificazione della luce simile a quella che si ritrova sul negativo fotografico. Si capiva che la Sindone era un impronta di un corpo, ma cosa ci fosse di preciso non si era mai visto. L'hanno scoperto proprio con la fotografia, perché fotografando un negativo, automaticamente io tengo l'opposto. E l'opposto della Sindone è l'immagine di un volto e del corpo di un uomo come siamo abituati a vederlo nella realtà.